felice regresso, figli della me! Non gridare. Perché? Perché poi pensano che sei esagitato a causa di, e invece... Allora, tu lo sai che questi hanno bisogno di attirare l'attenzione della gente urlando. Ecco perché la Lamborghini ha imparato. Ah, ecco perché vanno di moda quei programmi tipo in fascia protetta dove tutti si urlano sopra, ma anche quelli politici. Non puoi dire fascia. Protetta? Certo, sì. Vai. Allora, a proposito di protezione animali, 1500 like. Tu stai già dando i numeri, eh? Sono numeri che non devi dare. Ho sbagliato. Prima di cominciare, like, condivisione e commento sotto questa c***o di reaction, mi raccomando. Non dire parolacce. Non servono. Non servono. Cocksucker. Arriviamo a 15.000 like, 1000 commenti sotto la reaction per continuare questa bellissima serie. Cos'è? Ah, è quando Twice, sei uno snitch. Che cazzo vuol dire snitch, raga? Mi scrivete qua sotto perché parlate tutti come dei dementi. Benissimo. No, così ve lo chiedo io. Cominciamo subito. Vabbè, niente, raga, ho dovuto rimandare perché c'era un quadrato sulla faccia di Ballo. Ho fatto la citazione a Pulp Fiction, nessuno l'ha capita. L'ho lasciata lì un po' per farvela capire, però siete così, andiamo a vederci qua, malandrini. Cominciamo qua subito. La mia famiglia facciamo tutti questo mestiere. Abbiamo fatto già una registrazione, ma non la vedrete mai, quindi mi raccomando, avete perso il primo pezzo. No, davvero? Sì, quello dove parlavamo di Elettra che voleva il maschione. Ah, beh, a lei ci piace il maschione, che devo mettere in faccia. Cosa ha fatto? Il maschione ha messo in faccia. Benissimo. Allora, cattura schermo, eccolo qua, vai. Dai. Sto dando un'impronta al mio percorso musicale. Qual è l'impronta? Il pacco di The Voice. Il pacco di The Voice che devo relazionarmi con determinati giudici. Ma io purtroppo, sai, io con i giudici ho proprio una cosa di pelle che non mi va. Tu sai cosa penso di quelli con i pantaloni bianchi? Io sì. Che sono napoletani? Di questa puntata. Inedito. L'amore fa paura. Lei non ce la fa a dire inedito normalmente. L'inedito. Ma l'amore fa paura. L'amore fa paura, è un botto. Vai. Mi piace la mia maglietta di Ken Shippo. Sì. Ken Shippo è. Questo è napoletano. È Urban. Chi è? È liberato. Ah, è inedito. È liberato. Napoli. Cosa è entrato? Viva Napoli nel cuore. Ascolti anche lei. Ma non sento la voce, però. Potresti urlare? Oh, a me piace sto pezzo però. Guai subito. Ha sentito Livio Cori e si è girato. Wait. Cazzo è forte, però non ce ne frega un cazzo. Però non ce ne frega un cazzo. La prima volta sono venuto subito. Io il pezzo me l'ascolterei, molto sì, bello. Io invece lo skipperei. Esatto. Uno per me, uno per te, skippo io che skippi te. Ogni giorno qua cose nuove. Forte, bravo. Bravo, allora quando si sposa mia sorella ti chiamo. Bene. Lo giuro su Dio. Cosa c'ha? Cosa schiaccia, Gue? Sassi, credo. Che? No, aspetta. Ti accompagno col piano. No, raga, ma perché? Cos'è sta cosa? Vieni qua. Non sei neanche in gara. Non mi toccare che fai schifo. Bacio. Non sei neanche in gara, San Gigi. Che cazzo fai? Bacio di San Gigi. Sai che c'ha un'ampolletta lui qua nella taschina che se si squaglia il sangue... No, scusa. Se si squaglia il sangue lui va a baciare proprio il partito. Quindi, Gigi D'Alessio, sì, nel taschino... San Gigi. Nel taschino, sì, c'ha dentro una boccetta con dentro sangue. Del sangue di chi? Le vittime. Che era aggrumato. Sei tutto ingrumato. Ok. Però quando si scioglie il sangue, sì, lui ogni tanto contro luce fa questo gesto. Guarda, se si squaglia il sangue, come quello del più famoso San Gennaro. Meno famoso di... Ma è più famoso San Gennaro o San Gigi? Perché effettivamente secondo me ha venduto più San Gigi. E scusami un po', ma tra San Gennaro e Sant'Antonio da Pavia, quello col porco. Chi? Sant'Antonio da Pavia, ma è il porco. Credo che sia proprio un porco. Come ne usciamo? da questa un cosa? Un porco santificato. Sì. Un porco santo. Proprio il porco. C'era proprio il porco suo. Il porco che uno comunque dei la riprendiamo. Questa cosa del sangue è interessante. Pensavo il porco. Fammene uscire. Me ne esco così, guarda. Non riesco a uscire. Ma San Gennaro c'aveva il suinide. Sì, va bene. Il suinide. L'ungulato, allora. Via. Che
successo? Che è successo? Lo so, ho visto solo. Questo ragazzo lo conosco da quando aveva 3 anni. Davvero? Azz. Io credo che ora voglia solo scappare dal palco e dire. Lui è nipote e figlio d'arte. Qua si chiama Sal da Vinci, mio grandissimo amico. Aia! Risalendo a richiamare Leonardo da Vinci. No, morca, anche battuta di merda. La ragazza del pubblico ha riso. No, che battuta. Io personalmente. Ma è forte il tipo. Così è. Così è. Ok. Ciao. 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 Della tua performance. La tua non famiglia. Me ne frega un cazzo. Frega un cazzo. Da Vinci non ha la Mona Lisa e giocò. L'hai fatta tu, l'hai fatta. Io. E allora, un applauso. E allora, sei già meglio di metà dei rapper in giro. Cercavo un talento maschile. Non so se magari fai anche delle strofe rappate. Sì. Sì. Ma pure. Ah, pure. Ah, pure. Vai, sei rapper. Perfetto, zio. Mi è piaciuto che. Però forte davvero, Mi è piaciuto che hai fatto. Sì. Un beat così moderno, però hai cantato il napoletano. Allora, è bello, ma se tu prendi, no? Livio Cori, Liberato e Nino lui li metti insieme. Mario Merola, Gianni Celeste. No, quelli sono già mostri sacri. Sono più contento che l'hai fatto tu. Come parla bene quando è sobrio, tu? Quando è lucido. Questo pezzo me lo immagino già. Però lui a livello discografico, quello ne sa un botto. Questo è il pezzo che fa parte di Gomorra. No. Quindi ha fatto Gomorra. Attenzione, perché Gigi D'Alessio sa così tanto? Ma perché fai queste domande che non sei né un magistrato né un PM? C'hai ragione. Fantastico, non l'ho mai visto e non lo guarderò. E Gomorra invece. Gomorra. È quella serie di merda che l'ha fatto lui. Che ridere, io volevo farla tantissimo. Dai, la faremo in reaction in live, dai. Dai, Gue, vieni a farla con noi. Gue, ti prego, ci scassiamo. Che tu sia più incentrato, andare da un Gue. Ma perché ci storpia? Lei ha fatto una frog splash nel fard, però, Sempre. Mi è sposato, c'è la moglie qui. Ma non è che se vai nel team deve per forza chiavarsela. Comunque pieno di bitches. Ah, ecco quello. Se l'hai rubata a Gigi. Ma quando no? Io ormai sono diventata napoletana. Ma da, no, anche la signora Ventura. Ricordiamo che pezzo di piccione fu l'avventura ai suoi tempi. Ma è anche adesso un pezzo di piccione. Sì. In realtà. Me ne frega un cazzo. Me la sono fatta. E scelgo Gue. Tipa. Sei contento, Gue? Minchia, di brutto. Minchia. No, minchia. Mi dimentico che c'è la tele. Sei tu in tele, non è che c'è la tele, c'è la tele. Sei in giro a farti i cazzi tuoi, c'è la tele, ti puoi dimenticare. Mi dimentico che c'è la tele. Tantissimo. Fatto una cazzata. Ma già di lui che è presa bene, cazzo, gli hanno fatto dei bellissimi complimenti. Poi è arrivato Gigi, ha detto anche se ne è preso la paternità. Guarda che per un ragazzo a Napoli, una cosa del genere è fichissimo. È per un ragazzo anarchico? Mi frega cazzo. Chi è questo con gli strass? Giovanotti? Giovanardi, credo. Ecco, cosa è vero, non ti piglio per il culo quando ti dico com'è. Cosa? Adesso non ho ancora uscito, che cazzo ne so. Che cazzo ne so. Hai ragione. È tutto magico, ragazzi. Adesso non ho ancora uscito. Io che cazzo ne so, scusa. Attenzione. Oh! No! A Suvegna! Ma lei ha solo una. La sua cultura musicale può è nei confini Disney. È circoscritta nei confini Disney la cultura musicale di Aletta Lamborghini. Bellissimo, è tutto perfetto. Non è che adesso arrivava un africano. Ma questo è un altro insert, un altro famoso. Schippiamo subito, Oh, guarda che ha spaccato Faustone. Sì. Ha spaccato anche la tastiera. Tra l'altro, sempre gente fresca, Ragazzi, io vorrei il gelato. Hai alcuna matata? Non so come si. Gelatino. Cosa? Vado a darti il gelatino. Cosa? Vado a comprare. Mi hai spaccato il timpano. Ha detto vado a darti il gelatino. Sì, vado a comprarti il gelatino. O mia nipote putativa. Ditemi voi che avete chiuso i team. Che cazzo ve ne frega di andare avanti con questa trasmissione? Mangia qua Morgan che poi a casa. Ma anche tanti. Dove, scusami? Ah, già. E ogni tanto balla. Ballano. È fantastico. Dai, col prossimo porcorrente. Porcorrente, avevo sempre di. Stata. Le due seghe più famose d'Italia. Proprio loro ha beccato. E chiunque osi ancora dire che i giudici di quest'anno non erano più calzeccati, vuol dire che. Di show, di fare uno show non ne capisce proprio un cacchio. Raga, è tutto perfetto. Ma io lo sapevo quando li hanno annunciati. Io sapevo che era tutto perfetto questo programma. Vabbè, ma Gigi D'Alessio ci poteva anche stare, ma non l'ho mai visto nei panni di conduttore reale di un programma. Sono nei panni di Robocop. Vai, Gue è sempre un bel ragazzo. Perché gli tocca il culo? Perché è un bel ragazzo. Beh, io lo amo quando ride. Oh Gesù, ma quello è coso? Eh sì. Ma è figlia d'arte lei? Vai. Quei
Com'è che si chiama questa? Ragazza Skip, credo. Oh, ho skippato così tante volte che... E con così con fremenza. No, è impressionante, siamo arrivati già alle... Oh, quello è finito, chi si è girato qui? Ah, era brava. Ah, non è colpa mia. Purtroppo lei era bravissima. Non è colpa mia, è colpa della tastiera. Quando ha scelto di cantare al posto che fare schifo al violoncello, ha capito che era brava. Noi non l'abbiamo capito perché il pulsante è schifo. Scegli la Lamborghini. Ti meriti la Lamborghini. Avrei in mente... Che? Elettra. Vero? Oh! Minchia, io non vedo l'ora della penitenza di Gue. Fantastica, hai fatto benissimo. Sì. Vai, impegno con impegno. Vai. Vai. Impegno con impegno. Vai. Con impegno. Hai studiato? Non ho studiato tanto. Come no? Dai. Ma noi non ci interessa. Ma esatto, non c'è più un cazzo. Brava. Brava Ventura. La fine di una carriera, di una bella carriera di un re. Di un bel rap. È caduto. Cos'è anche che gli è caduto? Sì. Ma pensavo meglio di YouPorn. Un maglione lungo sulle mani. Oh. Maestro. Ma lui va freestyle? Sino che non è cresciuto più. Grande, già dall'epoca. Cosa fa? Si carica? Sì. Si ha fatto. Dai cazzo. Sì. Ma la sta cantando lui. Si è rotto i coglioni. Lontani noi. Che forte è Gigi. Maestro vero, maestro di vita. Tu. Dai, Gue. Dai, non dirgli mai. È diventato un robot. Ah, yeah. Come una mano stessa su per Gigi e Gigi, sono mai. E Gigi mai. E la paura di quel temporale come ci stringeva. Sai che è calata completamente la bellezza della canzone. Ti arrivasse il sole. Levate il cammello, il segno di lutto. Di quella volta per un tuo ritardo. Abbiamo ucciso una bellissima canzone. Abbiamo ucciso la musica napoletana. Io di questo ti ringrazio, Gue Pechegno. Andiamo avanti. Dai, skip, non me ne frega un cazzo. Ma che tette che c'ha? Ma chi se ne frega delle tette? Era completamente diversa la base. Cioè, proprio fatta tipo tu. Cioè, abbiamo scritto sopra, dopo è stata cambiata completamente e cantata. Tipo tu. Allora, aspetta un attimo. Lei e Sfera hanno scritto la canzone che avrebbe dovuto cantare per... Tu devi stare un po'... Devi stare polleggiato. Mi stai dicendo, non mi devi scassare la... È così che si fanno le canzoni. Devi stare polleggiato. Cioè, bocca... Quando lei ha detto... Guarda, la base era totalmente diversa. È tipo tu. Allora io e Sfera l'abbiamo scritto su, ma poi ce l'hanno cambiata completamente. La risposta di Morgan è stata... Non ridere. È stata anche la controrisposta di Eletto è stata ma è così che si scrivono le canzoni, devi stare polleggiato. Questa è perfezione. Allora qua avete visto finalmente la discografia italiana a chi è in mano. E io sono felice, perché c'è tanto di quel lavoro per noi che non avete neanche idea. C'è, non lo senti. Questo è fortissimo. Non c'è, si sente che manca. Era ancora cicciotto. No, questo lui voleva essere Rage Against the Machine. Ma non è vero. Invece è diventato Giorancore che suona il basso. Ah, lui è il cosplayer di quello di Cadillac e Dinosauri. Forse sì, quello nero alto. Sì, era fortissimo. No. L'artista distratto. Non è di strada, è di c'ha il carburatore. No, quello è la bustina con dentro le MD. Okay. È fuori tempo. Se è sperimentale, tu non capisci un cazzo di musica oltre che di rap, stai zitto. Hai ragione. Boh. A me sembra fuori tempo, poi non so. Ma magari... va, magari è Tedua. Sì. Adesso copriamo tutto con la cassa dritta e va. Ma no, è comunque fuori tempo rullante. Non c'è la voce della Madonna, doveva solo cantare. Cazzo di countryman americano. C'è da dire che per averla reinterpretata va bene. Ma lui c'ha una voce della. Una delle voci che mi piacciono. Sì, però non c'è. Figo! Ah, non si è girato? Beh, era tutto fuori. Troppo quando però, spaventi... posso dirti, una delle più belle voci che ho sentito di Voice. Così? Mi piace tantissimo, mi ricorda la roba che ascolto io. Peccato, cazzo. Ti dico subito una cosa. Eri tutto fuori tempo. Il tuo primo triceratopo poi quando l'hai ucciso? Cosa? E cadi là che dinosauro. Complimenti. Sinceri complimenti, perché veramente... Va bene. Tanto. Bravo, sei bravissimo, ma non ti vuole nessuno. Guarda un po'. Questa è uscita da All Together Now, eh? Dal muro. Sono Federica Filannino. Federica, per forza si chiama Federica. Nella vita quasi 22 anni. Mi sono accorta che mi fanno schifo. Che mi piace l'erba. Parla in mezzo a me.
ovunque tu sia. Ma chi ovunque, se ne fotte? Blocca, blocca, blocca. Ovunque tu sia. A parte il problema con le A e le O, quelle, quando sei nei prati e trovi e ritrovi il tuo contatto con la natura e la leva mitocondriale, sì, e lo spirito della madre, i soffioni devi soffiare, non devi aspirare, perché poi poi ci sono dei danni a lungo termine. Ha qualcosa di inquietante, spacca, questa ragazza. Il papà e il marito sono arrivati. Ah, anche il piano. Forte già. Sto già volando anche noi. Speriamo che suona e basta. No, aspetta. Perché può esserci, sono due le sfaccettature di questa voce. O è una perculata. O è geniale, è veramente geniale che lei si è creata questo modo di cantare adattandola alle sue sbiascicature della vita. Lei non ha, allora, lei canta senza usare le consonanti. Esatto, ed è bellissimo. Anche questo. C'è qualcosa di fighissimo, di sbagliato. È una voce particolare, finora non se l'ha sentita e forse era meglio così. Subito associato, la presa, basta. Wonderful e Wonderful. Ma è pazza merda lei! È stato bello perché ha detto It's wonderful. E certo, tutte e comunque due. La scala, che cazzo vuoi? Allora. Ah, ho capito, ha coniugato la parola. Esatto. Allora, se c'è di Gigi che lo fa, perché non lo può farlo lei? Infatti. Stai lì però. Allora, o è totalmente geniale che proprio va oltre la mia concezione. Secondo me è quel genio che viaggia a pari passo con la psicopatia. E con pari passo con la psicopatia. È quello così, no? Sì. Sì. Carellata di gente che non ce ne frega un cazzo. Ma che fumetto vieni, hai detto? Uno scritto. Ho 26 anni. Ma basta. E parlo sempre così. Musicista. Studentessa. Dai, è fake. È mamma. Una non nega l'altra. Non la nega. Io non sto negando di essere mamma o mamma. Ma non sto neanche negando di essere musicista e studentessa. Posso farti notare l'espressione della Lamborghini che non sta capendo cosa dice? No. Ah, io la amo. È innamorata. Io pazza. No, io pazza. Scambiala con me, le ha detto. Cosa cazzo vuol dire scambiala con me? Che ce n'è uno della sua squadra di Adalmo. No! Ah, lei vuole diventare le. Modo tu, voglio dire, dai. Esatto, ah. Fammi sognare, dai, fammi sognare. Ma perché? Un po' lui ha bisogno di sognare. È presa! Ma ormai è stata presa. Tipi anche. Infilalo, brava! Può essere anche quello. Per carità. Non sono brava. Infila. Quanto dovremmo andare? Ci siamo avanti. Scordati che c'è la televisione. Non ti preoccupare. Non ti preoccupare. È arrivato Gigi. Ce lo infilo io. Vai. Filarlo. Ha fatto anche. Zitto. Guarda che ha. Oh, me ne sono accorto adesso che l'indice da tabagista di sai che è già l'unicotina di sì, Morgan. Sì. Lui non ha detto nulla, ma le occhiaie parlano per lui. Mamma mia, ragazzi, Morgan è uno di raga, io lo voglio qui, non ci sono caso. Ah. Cosa sta succedendo, non Morgan? Non può dire nulla, Morgan. No, assolutamente. Sì. Quanta roba buona per. Cosa? Per questo. Ha veramente detto quanta roba buona per questo? Gesticolando come una in astinenza da crack. È la puntata più bella del mondo. Piace. A te. Shadow Match. Oddio, losing my religion. Comunque non è malaccio, è che non si capisce una minchia. È che fa ha un'espressione. Blocca. Forse non dovrei vederla. No, allora, il problema. Che non ha un'espressione facciale per ogni parola della canzone che sta cantando. Ne ho di più. Che già sarebbe stato un grosso problema interpretativo, ma non suo. Per noi che dobbiamo interpretare che cazzo mi sta. Cioè, no, siamo quelli. Ok. Lei, se una frase è. No, divisa in sillabe, no? Se sillabe abbiamo una frase in base alle vocali. Voglio vedere quanto vai avanti, visto che ci siamo mettendo 6 ore per esprimere. Lei ha un'espressione per ogni vocale della parola di ogni canzone. Esatto, e quella è la sua peculiarità. Ti prego, si può smettere questa guarda, cosa? Guarda, a lui gli piace. Rimorso e morte del labbro. No, non ce la faccio. Cosa
c'ha Morgan? So io cosa c'ha. Io direi che anche per oggi abbiamo finito. Grazie a quelli che ci hanno seguito, ma soprattutto grazie all'ultima concorrente che ci ha regalato così tanta e cotanta bellezza. Ringraziando San Gennaro e anche San Sant'Antonio da Pavia col porco. Se volete continuare a guardare questa serie, mi raccomando, il like, la condivisione e il commento qua sotto, oppure... Se volete continuare a guardare questa serie, continuate pure a guardarla. Cioè, se volete anche fare qualcosa di utile verso gli altri, che in questo caso gli altri siamo noi... Impiccatevi. Impiccatevi, questo è un'istigazione al suicidio ed è anche reato penale. Impiccatevi. No. Impicchiatevi. Proprio impicchiatevi a guardarla. Terra, no, impicchiatevi a guardare questa reaction come un falco che vola più basso delle galline, ma quando vuole torna a sfiorare le nuvole. Lasciatemi 15.000 messaggi in privato. Intasatemi Instagram, così la chiudo e non uso più social. Raga, ripiglino? Oh sì, ma smettila. No, che non riesco a staccare sta merda. Buongiorno.